Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Allora, ragazzi, mi avete segnalato su Instagram di un probabile accordo tra Estrella Galizia, birra spagnola, birra che era presente fino a quest'anno, è presente fino a quest'anno sulla Ferrari, un accordo dal 2024 in poi con Aston Martin. Una cosa assolutamente normale per molti, ovvero ci sta Alonso in Aston Martin, è giusto che Estrella Galizia, soprattutto vedendo che Ferrari si era già accordata con Peroni, birra italiana che sta sull'Aston Martin, assolutamente normale questo avvicendamento. Peroni torna in Italia su una vettura italiana, Estrella Galizia va a sponsorizzare quello che è l'altro spagnolo in Formula 1. Sì, vista così è una operazione assolutamente normale, ma per me non lo è, perché ci sono delle cose da dire. Come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi Super Corris and Friends, potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, vi ringrazierò a fine mese con nome e cognome di chi ha fatto la donazione. Allora, ragazzi, sarebbe tutto normale se non ci fosse un piccolissimo dettaglio, che Alonso a fine 2024, salvo clamorosi imprevisti, ha detto che si ritira, ha detto correrò fino a fine 2024 e poi vada come vada smetterò, perché fine 2024 Alonso ha 43 anni. Ora, questo è un dettaglio non da poco, perché Estrella Galizia, orfana di Ferrari e di Sainz, ha sempre seguito Sainz e Estrella Galizia da quando correvi in McLaren e in altre categorie, ma mi sembra pure in Alfa Tauri addirittura, in Toro Rosso. Quindi potrebbe essere un indizio banale, ma non lo è. Se Alonso si ritira a fine 2024, perché tu vai a sponsorizzare un nuovo team non sapendo se avrai un pilota spagnolo successivamente al 2024? E qui casca l'asino, perché vi avevo già detto, tra i team che potrebbero attingere a Carlos Sainz c'è l'Aston Martin, per mille motivi. Allora, molti mi hanno detto, no, ma Sainz è sicuro che va in Audi. Ma secondo voi, ragazzi, fine 2024 Sainz finisce la sua permanenza in Ferrari, a meno che Ferrari non gli rifà un rinnovo di un anno, ma è complicato. Da quello che stiamo vedendo, Ferrari potrebbe non fare il rinnovo a Sainz. Partiamo da questo presupposto. Lui a fine 2024 si trova a piedi, è un top driver, è uno che aspira al ruolo di primo pilota, l'ha detto mille volte. Va in Sauber a fare un anno di merda, perché Sauber nel 2025 farà un anno di merda, un team di basso livello, per aspettare che entra Audi nel 2026. Ma non è che Audi entra come per magia, vinciamo e facciamo. No, ci mette anni. Tra 3 anni, 4 anni, ci vorrà tempo per far sì che Audi possa essere competitiva per vincere un mondiale. Sainz ci avrà 35-36 anni. Conviene fare un discorso del genere, anche se c'è il padre che sta nell'Audi, anche se gli potrebbero proporre un contratto faraonico. Non conviene mai, perché tu ti bruceresti una gran parte della tua carriera per aspettare che Audi diventa competitivo. Un po' quello che ha fatto Villeneuve quando entrò in bar Honda nel 99. Era anche azionista, c'erano premesse importanti, non ha mai vinto nulla, anzi se ne è dovuto andare poi. Cioè, è chiaro che non è la cosa migliore. Per Sainz abbiamo visto colloqui con Alpine, perché Alpine gli proponeva il ruolo di primo pilota, perché Alpine gli proponeva un contratto buono economicamente. Ma vai in Alpine sapendo che Alpine è sempre un team limitato. Sta sempre nelle posizioni molto dietro i top team. Cosa andresti a fare? Il primo pilota di un team scarso. Io vi ho detto, l'opzione Aston Martin è un'opzione buona, perché a fine 2024, ragazzi, piloti liberi non ce ne sono. Leclerc sta per rinnovare in Ferrari, Norris c'ha un contratto con McLaren per tutto il 2025, i due Mercedes hanno un contratto per tutto il 2025. Chi è l'unico pilota che si libera a fine 2024? Sì, ci stanno i due dell'Alpine, ma lascia perdere, non sono due top driver. Chi è l'unico pilota che si libera a fine 2024? Top! Top! Carlos Sainz. Allora, da qui mi si è accesa la lampadina. Non è che Estrella Galizia va in Aston Martin un anno con Alonso, perché poi sappiamo, gli sponsor spagnoli ti chiedono il pilota spagnolo. Secondo me non è che va in Aston Martin perché Alonso fa l'ultimo anno e poi subentra Sainz. Ragazzi, ci sono tutte le possibilità perché questo accada. Perché Aston Martin è un team crescente, un team forte,
È un team che non solo è forte ora, ma sta sviluppando strutture per essere un top team nei prossimi anni. Sta facendo la nuova sede, la nuova galleria del vento, la nuova fabbrica. Saranno veramente al top. Probabilmente saranno meglio anche di quelli di Ferrari, Mercedes, McLaren e di Red Bull. Sappiamo le ambizioni, ci sono i soldi, ci sono gli sponsor. Sappiamo che Aston Martin nel 2026 acquisirà il motore ufficiale Honda e non sarà più un team satellite come ora di Mercedes. Cosa significa team satellite? Che Mercedes vende il motore, quindi Aston Martin deve sempre adeguare il motore e la macchina in maniera particolare. Se tu ti fai tutto in casa con Honda che entra a fare parte del tuo team come fa con Red Bull oggi, perché tu c'è un motorista che ti paga gli sponsor, non ti fa pagare i motori e lavora a stretto contatto con te per far sì che la macchina sia il top e che sia amalgamata tra la vettura, il telaio, il cambio e il motore. Invece così Mercedes ti dà il motore, dici questo è il motore, fa la macchina intorno. Non avrai mai, e in più ti può dare sempre un motore con 5, 10, 15 cavalli in meno, mentre invece essere un team ufficiale ti permette di avere un motore top del top. Quindi vedendo la potenza di Honda negli ultimi anni, Aston Martin diventa un team molto molto pericoloso dal 2026 per vincere, ma anche nel 2025, perché comunque stiamo vedendo e quest'anno ha fatto grandi cose, ha fatto un salto di qualità tale da poter dire e far dire a tanti piloti, sai che non l'escludo a priori. Aston Martin a Sainz cosa gli darebbe? Ruolo di primo pilota? Se rimanesse Stroll, spero di no, comunque sarebbe il primo pilota. Se arriva un altro, comunque non ci sono piloti top da poter affiancare, sarebbe sempre un pilota inferiore a Sainz. Ruolo da primo pilota, stipendio poderoso, perché Aston Martin ti può dare i soldi, Sainz non vuole più i 12 milioni che gli dà la Ferrari, almeno aspira al doppio e pure qualcosa di più. Sainz, secondo me, il prossimo contratto che firmerà sarà 25-30 milioni di euro l'anno. Quindi Aston Martin te lo può dare, in più ti può dare una macchina competitiva, delle prospettive rosee, molto più di quelle dell'Audi che deve arrivare, sa Davide Cadafà. Aston Martin sale in macchina, a meno che di un cataclisma l'anno prossimo, e già sei competitivo. Perciò vedete che tutte queste cose messe insieme sono molto importanti per la scelta eventuale di un pilota spagnolo, perché ci sta solo Sainz. Cioè ragazzi, parliamoci chiaramente, solo Sainz è il pilota che può traghettare i suoi sponsor. Potrebbe andare anche Santander in Aston Martin. È chiaro che sì. Perché Santander senza Sainz non è che rimane in Ferrari. Come se n'è andato dopo un po' che se n'è andato Alonso, aveva già un contratto lungo. Perché Ferrari non sapeva di perdere Alonso in quegli anni. Santander era convinto che Alonso sarebbe rimasto fino al 2017-18. Poi se n'è andato prima. Santander ha finito il suo contratto, se n'è andata alla Ferrari. È tornata con Sainz. Quindi Sainz porterebbe anche altri sponsor ad Aston Martin, e sappiamo quanto sono importanti gli sponsor in Formula 1. Perciò vedete come tutto questo giro potrebbe anche non concretizzarsi. Queste sono mie ipotesi personali che sto condividendo con voi in un video, perché a me piace valutare anche quello che accade e non solo le notizie ufficiali. Però questo contratto, che presumo sia pluriennale, eventuale, che sta per accadere molto probabilmente tra Estrella Galizia e Aston Martin, fa presupporre che in Aston Martin arrivi un pilota spagnolo dopo Alonso, che farà l'ultimo anno, a meno che non si impazzisce. Già l'ha detto, ha detto io faccio il biennale con Aston Martin e basta, sta a posto e mi fermo. Quindi tutto ciò mi porta a presumere che Sainz probabilmente sta avendo contatti sempre più frequenti e che potrebbe scegliere di andare in un team tale Aston Martin che gli permetterebbe di innalzare la sua carriera a tutti i livelli e di avere quel ruolo da primo pilota che Sainz sta cercando e che in Ferrari non avrà mai. Perché poi come puoi rimanere in un team che dà al tuo compagno di squadra 50 milioni di euro, a te te ne dà 12? Come puoi? Ma è follia, quando tu hai dimostrato in pista di essere sullo stesso piano. Quindi è chiaro che altri team non ce ne sono, 2025 ripeto, i top team sono tutti impegnati, occupati. O rimani in Ferrari un anno senza motivo, perché comunque continui ad avere il dualismo con Leclerc e prendi molto meno di stipendio, oppure te ne vai in un team dove sei il riferimento. Quindi vedremo un po' come si sviluppa questa situazione, perché la notizia sembra essere ufficiosa, ma non è ancora ufficiale il fatto che Estrella Galizia diventi partner di Aston Martin e sponsor. Quindi aspettiamo un po' i tempi. Però, dato che è un'indiscrezione riportata un po' da tutti, dato che si presume che possa andare in porto, atteniamoci a quello che abbiamo sentito e diamo per scontato che se accade è un indizio che molto probabilmente un pilota spagnolo andrà su Aston Martin. O rimane Alonso e decide di continuare fino a 45 anni, sarebbe un record per gli ultimi anni,
Oppure arriva un Sainz che ti va a sostituire il pilota ultra quarantenne. Ciao raga. Whoa!